Io sono rimasta davvero molto colpita dalla visione del video, credo che dovrebbe essere mandato anche nelle scuole. È stata terribile l'indifferenza mostrata dal video. Sicuramente c'è stata paura per le persone che erano lì presenti, che può essere anche comprensibile. È chiaro che però i ragazzi vanno educati, per cui il nostro ruolo deve essere proprio questo. Noi abbiamo questa programmazione che partirà brevissimo, Scuola Viva, sono 100 milioni che noi destineremo alle scuole della Campania, alla metà delle scuole in Campania per essere aperte il pomeriggio, per cui lasceremo la possibilità ai dirigenti scolastici, agli insegnanti di fare rete con le associazioni, con le cooperative, con i territori, proprio perché i ragazzi possano entrare all'interno delle scuole anche di pomeriggio, ci possano entrare i cittadini e possano essere educati ad essere dei cittadini.